Un anno da sindaco. Il 23 settembre 2020 Massimo Isola e il centro-sinistra festeggiavano in Piazza del Popolo la vittoria alle elezioni. Il 9 ottobre il sindaco presentava la giunta alla città. A poco più di un anno dall'inizio del mandato, in un incontro pubblico al MIC, il primo cittadino ha tracciato un bilancio del primo anno alla guida della città, inevitabilmente caratterizzato dal coronavirus e dai problemi legati alla pandemia, come la tematica sociale e lavorativa. Il 2022 sarà un anno di importanti trasformazioni per la città. Cambierà l'area della stazione dei treni e dell'attuale stazione delle Corriere. Inizierà la trasformazione del centro, arriverà la rivoluzione della raccolta rifiuti, torneranno, si spera, manifestazioni importanti come Argillà, si chiuderanno cantieri altrettanto importanti, in ritardo, come Palazzo del Podestà, Arena Borghesi, e si spera di risolvere la questione attorno al Ponte Rosso, ma soprattutto si dovrà essere in grado di intercettare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un anno molto sfidante, un anno sospeso, da un lato l'emergenza e quindi il tempo della cura, dover fare i conti con numeri sempre più importanti di positivi che si trasformavano in famiglie, aziende, ospedali, servizi sociali in sofferenza. Quindi diciamo che da una parte c'è stato un lavoro molto forte, appassionato sul tema delle ferite del Covid, e nello stesso tempo abbiamo provato, come si dice, ad arredare il tunnel, cioè quando eravamo dentro e guardavamo la luce fuori, rimboccarsi le maniche e provare a costruire progetti, percorsi che potessero poi essere utili anche nel dopo. Quindi abbiamo provato a costruire, a tenere insieme la comunità, a dare una mano al mondo dell'impresa, a investire sulla nostra sanità. Questo è stato il lavoro generale, le grandi direttive che hanno guidato un po' un anno anomalo, e ora che siamo sulla soglia siamo al lavoro per provare a trasformare questo caos, questa rottura, in un'opportunità di rigenerazione. Obiettivi per il 2022? Ci sono un po' dei cantieri che hanno ritardato a causa Covid, si spera di chiuderli definitivamente. Sì, beh, i cantieri, i lavori pubblici, rigenerazione saranno una nostra grande ossessione. Tutto il tema PNRR, il nuovo settennato dell'Europa attraverso la regione, i lavori pubblici, la rigenerazione degli spazi saranno il nostro grande obiettivo, quindi il Podestà andrà chiuso, ci sarà il grande tema della Chiesa dei Servi, il tema della Casa della Salute, il centro della città, Palazzo Esposizioni, sarà oggetto di percorsi di rigenerazione fondamentali, saranno uno dei grandi asset sui quali costruire l'identità di questi anni, poi ovviamente edilizia scolastica, sportiva, ecco. Però io credo che sui lavori pubblici dovremo costruire un'epoca. Sui lavori pubblici la grande sfida, cercando di catalizzare i fondi del PNRR, l'incontro di ieri e gli incontri insomma futuri verteranno anche su questo. Come si farà a catalizzare per Faenza e per i suoi cittadini? Noi abbiamo fatto innanzitutto subito investito sulla progettualità, abbiamo investito soldi sugli architetti, sugli ingegneri che hanno fatto progetti che ci aiuteranno a candidarli, con la regione ci siamo trasformati in un'unione di comuni avanzata che può intercettare maggiori risorse, a fine mese partiremo con i primi bandi PNRR, abbiamo tanti progetti pronti per essere candidati e con la regione su tutto il settennato stiamo già calendarizzando i bandi e alcune risorse le indirizzeremo in modo negoziato già su alcuni nostri grandi progetti. C'è stato in questi giorni un comunicato di Confesercenti, ci riaspetteremo una primavera, un'estate con Faenza ricca di tavolini, un po' più accogliente, diciamo così. Sì, beh, l'accoglienza, l'apertura sarà decisiva, abbiamo fatto l'estate culturale più importante di sempre, attività culturali, turistiche, i commercianti, il mondo del commercio ha risposto alla grande, dobbiamo partire di lì, c'è l'abitudine, parlavamo prima delle ferite, no? Che ci aiutano anche a cambiare e arredare il tunnel, quegli arredamenti, cioè uscire, appropriarsi degli spazi pubblici deve essere un filo conduttore del futuro.